Buongiorno Graziella e Elena, sono in cucina a fare il ragù. No, guarda buono. Sembra il pentolone magico. Alla Wood Spencer. Ma qui si mangia, qui si mangia anche molto bene. Ecco, diglielo, precisiamo. Dai, così stasera lo assaggiate. Ciao. Ciao, buona giornata. Grazie anche a voi. Hi guys, Five World Explorers here. We're gonna make some dinner and dulce sweets, right? Yes. Okay. So over here we have. Cos'è il tuo nome? Graziella, who is going to teach us how to cook. And over here we have Elena. Okay, Emma. What? She's going to teach you how to do it. Okay. Come si fa così la pasta? Sì. Come si fa? Fai con lei. Vieni qua che ti insegna. Vieni qua vicino a me. Devi fare un piccino lungo. Deve essere uguale, più o meno uguale a questo. Perfetto. Va bene. Vai. Perfetto. Così lo metti insieme qua. Tieni. Devi mettere la pasta qui. Perché qui viene piano. Sulle dita no. Ecco, così. Brava. Brava. Vai. Spingendo lui ti si allunga. Hai visto? Molto bene. Perfetto, stop, è finito. Tieni, un altro. Strappi questo e come si metta, come si dice, come si metta, fix it, piuttosto fix it, how do you say it? Aggiustare? Sì, aggiustare, sì. Quando te rompi, te aggiusta, ma fare così, sì? Prima era il tuo turno. Prima. Oh, mamma mia, così? Oh, sì. Guarda che storia. So today we are making peachy. No, Luca. You don't know how to look, roll. They have to roll it, see? But I just have to roll it. You can roll it right here. No. Come fa a fare la pasta così? Allora, abbiamo messo due uova con mezzo litro di acqua, poco di olio, sale, farina di grano normale e di grano duro. Quanta farina? Sì, ma cioè, ha visto com'è? Sì. Perché ora ci ho messo anche un pochino d'olio sopra. Di farina considera di farina normale, di grano duro 1,2 kg, 1,3 kg. E con questo quanto te ne viene di pesci? Allora, considera quasi 1,5 kg, 2 kg, a seconda della stagione. Perché se è troppo umido, scappano qualcosa in più. Ma è normale che viene così piatto una cosa, cioè nel senso così lucido? Sì. Ci ho messo l'olio. Sì, ma quando si fa noi non ti viene così. Ma noi non si mette l'olio. Poi non ti manca il pesce. Ma si è fatto la pasta fresca. Che c'entra? Magari un altro metodo.
E questo è grano di semola? Sì, semola. Un po' grezza, che così quando si infarinano, così non si appiccica, non si uniscono. Mescoli tutti insieme? Sì, sì. These are really good. La pasta fresca in 2-3 giorni va subito mangiata, se no si asciuga. O se no la congelate. Prendete la stand di cocco. Sì, ma giusto, ma appena un dito. Sì, fate. Perché dopo tanto fina, dopo non si arrotola. Sembra, a vedere la consistenza, sembra formaggio. Sì, l'hanno fatto stamattina. Sono tutti nei vasetti ora. Il dolce con il vinsanto stasera. Poi c'è Luca e Guida. Sono? Come sono? Aspetta, qui voi, noi siamo una cantuccina di frate, voi li chiamate? Tozzetti. Sono buoni? Sono buonissimi. Oh, se dopo vi vedo mia mamma a mangiare i tozzetti, stasera non ci sono, Vedi, ma si abbozzala. Well, anyways, I had two already, so. Cause mine broke. Poi li metti così? Sì, sì. Yeah. E dopo, quando la popole si buttano. Dai, così. Dai, oh, no, can we put this cutting board on the camper? Certo, è piccina, infatti. C'entra bello bene. Di forza la spianatoia? Sì, ci mettiamo in camper, C'hanno un nome tradizionale o... No. Diciamo, se andate verso l'Umbria, passa sotto Perugia, stessa pasta li chiamano i strozzapreppi. È vero. E qui li fanno... Ma il modo di piatto tradizionale con i pisci qui qual è? Allora, o con il ragù, che è quello che si mangia noi, oppure fanno con l'aione, un tipo di aglio tipico, che è più dolce dell'aglio normale. Ah, ok. Oppure quelle che fanno con le brici, con i pezzettini di panne tostato. Ah, sì? E panne e olio. Ah! In questi tre mondi fanno. Poi a seconda della Toscana vai, e noi umbri solo con il ragù. Il ragù. I can't believe, the longer we stay here, the more stuff we find out. The more fun you have. Mm-hmm. Ma quella che prende le uova, lei è la tua nonna o... Sì. Quindi c'è due nonne o uno? Due nonne e un nonno. Oh, ok. Nonna Nella. Sì. Anche noi. Due nonne e un nonno, oh, è vero. Sì, è vero. Certo, la mamma mi ha lasciato da sola e ho i nuovi aiutanti. Hai visto? Non è te lo fai te la tua mamma? Sì, ma tu anche quando c'è da fare parecchio c'è anche il fratello. Ah, sì? Su giù non abbiamo fatto, ho 20 kg di pici per un... 20? Quasi 20? Mamma mia! Per avere un matrimonio. Come sta a lavorare loro? Beh, minimo, Però come fanno a pagare l'appartamento? Infatti! Io mica si scherza qui, Vedi? Su, andate, ora andate in Francia, di qua di là, portate prodotti italiani, che raccontano le barzellette gli altri. Io non po', vero Cosimo? Oh! Tutti hanno cose, almeno noi italiani abbiamo la bella cucina. Che buona! Yes. No Cosimo, in America c'è l'industria, in qua c'è altre cose, e che? Non c'abbiamo niente? Vedi Emma, brava? Gli diamo il voto, su, un bel 7. La mamma ci mira, Vi riprendo, così vi metto su YouTube. Non si fida. Vi ho youtubati. Vai, su, vai sulle scimmie. Va, Cosimo, su. Via, va qualche cosa, dai.